Bentornati a tutti a questo nuovo video. Non credo che ci sia bisogno di presentazioni, ma come al solito ci tengo a dire un'altra cosa: se cercate qualche prodotto DJI che è esaurito, qui, come vi avevo già anticipato nel video dell'unboxing sul Fly More Combo del Mini 3, riusciremo a trovare un pezzo sempre da qualche parte, perché Mattia andrà a cercare in tutti i magazzini del mondo, anzi no, scherzo, in Europa, e vi troverà il pezzo col vostro nome sopra. Quindi, come al solito, un doveroso ringraziamento a Mattia per questo. E poi lasciatemi dire una cosa: quante cavolate ho sentito su questo drone, quanti commenti di gente che non arriva all'uva, quanta gente che non sa niente di FPV parlare di questo drone. Se non avete mai provato un CheWoop, allora inutile che state a dire che è un drone per andare in Islanda col vento, perché fate abbastanza ridere. La verità è che abbiamo un drone, ma soprattutto abbiamo i nuovi occhiali DJI, il motion controller. Vi lascio qua sopra il link di un video dove parlavo di quello che ne penso, anche di tutti i commenti stupidi che ho sentito sul motion controller. La verità è che per chi lavora avere un drone come questo è una comodità incredibile, perché riusciamo a essere tranquilli, qualsiasi problema, perdere il segnale, qualcuno che ci disturba, questo drone non cadrà, si ferma, torna a casa e ha 200 milioni di sistemi di sicurezza che, quando si volano, danno un'autonomia incredibile. Non abbiamo problemi di programmare, dobbiamo solo attivarlo, andiamo a vederlo, accendere la radio, accendere il drone, accendere i visori e partire. In 3-5 minuti facciamo tutto, invece che dover stare sempre lì a programmare, ad armare. Basta, DJI ci semplifica la vita e questa è una soluzione vincente. Ma vi dirò di più: questa volta mi sono rovinato, non ho comprato solo il drone, ma ho preso anche la Fly More Kit, che costa 250 euro, mi sembra, ma avendo delle batterie che durano ufficialmente 18 minuti, nella realtà siamo sui 10-12 minuti. Ovviamente ci servono anche altre batterie per sopravvivere. I kit di filtri, 70 euro, molto costoso. E un altro consiglio che vi do: se non siete dei fotografi, se non sapete cosa sono i filtri, come usarli, andate in automatico e fate delle riprese benissimo, perché se non sapete cosa sono i filtri e come usarli, potete solo rovinare il video. Eliche, perché chi fa DJI FPV sa che le eliche vanno come il pane. Poi, novità di questo kit, e anche questi pezzi da Mattia li trovate da parte, abbiamo il nostro telaio protettivo esterno e il nostro telaio superiore di ricambio, perché anche questo non si sa mai, è difficilissimo rompere questo drone, e il prezzo della CARE REFRESH ce lo garantisce, visto che è veramente un prezzo irrisorio. Però per sicurezza vogliamo essere preparati a tutto, quindi polemica a parte, dopo la sigla andiamo a fare la box. Ed eccoci qua al nostro unboxing. I droni non sono ancora disponibili senza kit, questa è sicuramente una tratta di marketing, ma comunque siamo al solito discorso, è un'azienda che deve vendere, quindi è ovvio che poi abbia anche dei piani per venderci i suoi prodotti il più possibile. Però se vediamo all'interno, dentro questa fantastica scatola abbiamo una scatola col drone e una col controller e il visore. Io la care la andrò a fare, ovviamente. Mi raccomando, vi ricordo che va attivata entro 48 ore dalla prima registrazione e attivazione del drone. Drone compatibile con gli occhiali vecchi, soprattutto molto facile bindarlo sia con questo radio che troviamo qua dentro, io ne avevo già una quindi questa la venderò, sia con gli occhiali, perché in mezzo secondo si tiene premuto il pulsantino e si bindano. Quindi anche la radio, quella per andare in acro, poi andiamo a bindarla, vedremo facilissimamente. Ok, tanto che spacchetto, vi ricordo che questo è un Cinewhoop fatto apposta per riprese di interni, perché ha il paraeliche, pesa non 250 grammi ma poco di più, quindi comunque è un drone sicuro. E vi ricordo anche che in interno non c'è bisogno di rispettare le regole, quelle diciamo di sicurezza che abbiamo per il regolamento europeo. Solo l'unica regola che dobbiamo rispettare è non andare sui assembramenti, quindi anche questo vi posso assicurare che con un drone del genere in interni potremo fare grandi cose. Ok, scatola molto semplice. Ne avrete già visti 200 milioni di unboxing, ma io penso solo ai miei iscritti, non penso agli altri. Sicuramente DJI ha una modalità di marketing molto aggressiva e manda i suoi droni a tantissime persone, a tanti youtuber, a tanti reviewer, a tante testate giornalistiche, ma vince sempre perché quella lì è l'idea geniale. Non stiamo a fare i tirchi, noi diamo anche 4 modelli alla stessa persona per testarli, perché devono solo pensare a vendere il modello e a farlo provare più persone possibili. Ok, 400 grammi è il peso giusto, perché uno dei maggiori difetti che avevano con l'FPV, diciamo il fratello maggiore, poi se mai vi faccio vedere, era il peso, perché era molto pesante, molto goffo, e qua l'abbiamo risolto. E soprattutto era molto fragile, molto delicato per chi fa FPV nel diciamo modo tradizionale. Qui abbiamo messo un paraeliche, un drone che secondo me con pochissime viti riusciamo a sostituire i pezzi, quelli che danneggeremo. Parte giusto il gimbal, che però anche lì è un gimbal non stabilizzato su tutti i lati, non fragile come gli altri, e soprattutto ha solo dei sensori di sotto. Non hanno messo i sensori sopra, starci dentro col prezzo sicuramente, e perché sicuramente hanno capito che in un drone del genere non serve avere come sicurezza i sensori davanti, perché è molto resistente, e soprattutto con questi paraeliche, cioè per andare a distruggerlo proprio bisogna concentrarsi e metterci del nostro. Oltre al drone troviamo lo stick di ricarica, ingresso USB Type-C, e questo qua è il suo per attaccarci il drone, ovviamente eliche di ricambio, delle vitine e la brugolina per il cambiare tutto. Quindi gli accessori essenziali, le eliche sono solo 2. Questo anche lì fa capire quanto poco eliche romperete. Andiamo a una delle parti fenomenali, anche qua secondo me volare anche solo, allora ufficialmente 18 minuti in overing, ovviamente col vento e tutto il resto saranno sempre sui 10-12, anche perché ci fanno atterrare un po' prima, non allo zero, ma un Cinewhoop che vola così tanto è difficile da trovare, quindi anche lì avere un drone che ti vola per tanto tempo, non devi sempre stare lì a cambiare batterie e portartene dietro 200 milioni, è una grande comodità, e chi dice il contrario è in malafede come al solito. Poi il solito tastino per vedere anche la batteria come è messa, molto comodo. Io direi che non vi sto ad annoiare ulteriormente, andiamo a mettere in carica e ad aprire tutto il resto. Qui come sempre abbiamo le istruzioni e la start guide. Mi raccomando, guardate sempre tante belle recensioni come la mia prima di volare, poi anzi c'è anche un simulatore, a quanto ho capito andremo a vedere anche il simulatore. Come vedete il caricatore si attacca qui con l'attacco USB a un trasformatore e ricaricheremo la nostra batteria. Per chi avesse fretta, questo è uno degli accessori che consiglio più in assoluto, anche perché ripeto, con delle batterie che durano comunque 10-12 minuti faremo in fretta a finirle, anche perché poi è un drone talmente divertente e ci passeremo le ore a volare. Il nostro unico limite sarà quante batterie avremo e quanto ci potremo volare. Come vedete, esattamente come nel DJI FPV, mi piace come idea di trasformatore, non è male. L'unica differenza è che noi avevamo un trasformatore grosso, qua invece qua c'è una porta USB Type-C che è trovabile da tutte le parti. Come vedete abbiamo fino a 4 attacchi, con DJI FPV ne avevamo solo 3, qui ne abbiamo ben 4, quindi ci spronano a comprare un sacco di batterie e divertirci per un sacco di tempo. Ecco qua, come al solito abbiamo visto, attacchiamo qua la nostra batteria e poi col cavetto USB andremo a ricaricarlo. Ok, direi che non troviamo neanche il cavetto USB-C, mi sembra strano ma è così. Dovremo usare quello del nostro drone originale, che ovviamente avranno calcolato che se abbiamo il trasformatore abbiamo anche il cavetto del drone originale. Altro consiglio che do: numerate le batterie, iniziate sempre a usare la 1, poi la 2, poi la 3, perché se dovete fare meno scariche, cioè usare solo la 1, solo la 2, solo la 3, avrete meno cicli sulla batteria numero 3 a 2 e 1 a seguire, così e preserverete la, diciamo, la durata della batteria che usate meno, e anche se la voleste rivendere magari ne avrete due con 100-150 ricariche, l'ultima invece con poche ricariche sarà più facile rivenderla. Questo è un trucchetto che consiglio sempre. Ok ragazzi, mentre le batterie del nostro drone sono già in carica, andiamo a vedere di nuovo pezzo forte, forse veramente più del drone, ancora più richiesto del drone sicuramente saranno i nuovi visori compatibili con il nuovo sistema FPV DJI che deve ancora uscire, ma sarà questione di giorni penso. È già anche online una petizione per rendere compatibile i visori nuovi con il vecchio sistema, visto che quelli vecchi sono compatibili col nuovo. Anche qui sicuramente dietro c'è una trovata di marketing, ma magari vi lascio in descrizione la petizione per firmare e mettere un po' sulla gratticola DJI, visto che i soldi gliene diamo abbastanza. Ed ecco qua, ci danno l'applicazione da scaricare, ti dice collega tutto, trasformatore, batteria e ricarica, tira su le antenne, metti la fascia, collega la batteria, tieni premuto, collega il visore alla DJI Fly Up e poi vola. Ok, sono molto emozionato. Anche di questi visori c'è chi ne parla bene, chi ne parla male, chi dice che si vedono bene, chi dice che gli stanno scomodi, comodi. Ovviamente ognuno ha la sua faccia e quindi non potrà andare bene al 100% delle persone. La verità è che ci sono degli schermi OLED e questo è sicuramente il futuro, era lì dove stavano andando le maggiori case costruttrici, quindi chapeau. Abbiamo già un paralenti di serie, non dovremmo ricomprarlo, che anche questa qua è una cosa furba, anche perché sappiamo che al sole le lenti hanno dei problemi, quindi mai lasciare al sole le lenti. E poi abbiamo un'altra innovazione, qui abbiamo per chi ha problemi di vista la regolazione di tutto, e poi possiamo anche avvicinare e allontanare la nostra visuale in questo modo. Poi si schiaccia e non si muove più niente, si blocca com'è e andiamo a volare. Ci dicono come al solito i nostri innamorati, quelli che fanno l'amore con le cose, che sono brutti da vedere, però vi posso assicurare che chi se ne frega se sono brutti, devono essere comodi. Sono leggeri, sono molto più leggeri del numero 1, hanno a quanto pare una buona portata, le antenne che erano il mio punto dolente si possono staccare e quindi in futuro si potranno anche sostituire appena faranno dei modelli più performanti. Sono davvero belli, non vedo l'ora di metterci sopra le cover di Axe e Decal, ma nel frattempo anche così andranno benissimo. Qui dentro troviamo le due lenti di riserva che sicuramente sono da portare al vostro ottico se aveste dei problemi tipo di astigmatia, che non basta regolare in profondità la lente. Questo abbiamo il laccetto, senza il laccetto sopra, quindi anche questo sembra un passo avanti di chi ha ascoltato gli propri utenti. Un'altra piccola ma importante innovazione, ovvero l'allaccio agli occhiali e alla batteria con la sicura, quindi non si stacca. Io devo essere sincero, a me non si era mai staccato la batteria dal cavetto, ma perché io lo tenevo anche sugli occhiali e non in tasca. Adesso noi andiamo ad arpionare la batteria e possiamo metterci in tasca la batteria, che ovviamente diminuirà il peso dei nostri occhiali e sarà un po' più comodo magari per le lunghe sessioni, e poi con questo cavo non avremo nessun problema di incidenti e tutto il resto rimarrà sempre bello fisso. Quindi anche questa mi sembra una piccola grande innovazione, il famoso motion controller e la batteria. E qui abbiamo un immancabile cavetto USB da una parte e USB-C dall'altra, sicuramente per il trasferimento di dati alle nostre solite applicazioni esterne, per vedere i contenuti o attaccare al cellulare il nostro visore. Ok ragazzi, andiamo a registrare, caricare tutto quanto e poi ci vediamo sul campo di volo. Altra piccola annotazione, non abbiamo più un joystick, ma abbiamo un umilissimo, anzi molto poco umile touch screen, quindi avremo tutto a portata di indice solo toccandolo e muovendoci all'interno del menu. Ok ragazzi, carichiamo la nostra batteria al massimo, colleghiamo il visore alla batteria, poi 1-2 tenere premuto come al solito per accendere tutto, e seguiamo il tutorial dei nuovi occhiali seguendo tutto touchscreen. È una funzione davvero figa, vedrete quanto è comodo e facile. Ci sono anche degli sweep laterali per entrare più velocemente in alcune parti, alcune funzioni del menu, quindi hanno cambiato anche quello. E poi la regolazione delle lenti è fantastica, perché se vi mancasse anche qualche diottria via trovate la giusta visuale. Schermo molto luminoso e io non mi trovo neanche malissimo con l'impostazione del viso, con la mia faccia e il mio naso, comunque di buchi non ne vedo. Ok, adesso dobbiamo attivare i nostri occhiali e lo faremo tramite l'applicazione DJI, quindi non serve neanche un computer. Cosa facciamo? Attacchiamo il nostro cavo Type-C al cellulare e l'altro Type-C con il cavo in dotazione degli occhiali lo andiamo a attaccare qui nella porta USB Type-C. Ovviamente trasferimento di file, ecco qua che ci dice consentire a DJI di accedere a DJ Glass. Ovviamente noi facciamo poi sempre quando si collegano così, ci togliamo, usiamo DJI ed eccolo qua, toccando attiva, termine sicurezza e consentiamo tutto quanto, quindi per registrarlo è davvero facilissimo. Attivazione in corso, mi raccomando ovviamente l'applicazione DJI deve essere l'ultimo aggiornata perché le impostazioni di Avatar le hanno messe per ultimo. Nuovo firmware disponibile e ovviamente c'è anche un firmware per i nostri visori e andiamo a scaricare, soprattutto all'inizio bisogna scaricare perché alla fine è un drone nuovo, quindi sicuramente avranno fatto degli aggiornamenti dal giorno zero. Ok, come vedete ci fa cercare anche il drone, quindi adesso andiamo a prendere il drone, ci attacchiamo la batteria e facciamo tutto quello che ci dicono di fare. Ok, batteria inserita. Inserire la batteria è una procedura che è molto duro da inserire, quindi vuol dire che avevano anche predisposto delle forti botte da far prendere al drone e tutto il resto. Adesso sì, ovviamente togliamo il copri gimbal, eccolo qua, tanto ve lo faccio un po' vedere, guardate come è grosso questo sensore, stabilizzato solo su un asse ma messo su questi supporti molleggiati, poi la stabilizzazione sarà di tipo digitale, andremo a vedere, poi hanno fatto un grosso lavoro anche su quello. Ok, doppio clic come al solito, lo appoggiamo sul piano, non fa un rumore figo come il DJI FPV ma li perdoneremo. Ok, adesso ci dice quale vuoi usare, noi andremo a usare il controller, questo qua, perché? Perché ce lo abbiamo nella confezione e vogliamo testarlo come se foste voi a farlo. Ok, selezioniamo il controller e accendiamo come al solito, come tutti i DJI, sta cercando, vedete che lampeggia, quindi sta cercando il drone. Ok, come vedete c'è scritto attiva dispositivo DJI, ovviamente acconsentiamo perché anche il drone va attivato, il drone si riavvia e poi sicuramente avrà un aggiornamento da fare perché è quasi impossibile comprare qualcosa di nuovo senza un aggiornamento da fare. Ok, attivazione completata, adesso la CARE REFRESH io ve la consiglio da acquistare, potete acquistarla direttamente qua sul cellulare oppure anche andare online sul sito della DJI, vi fanno inserire il serial number e voi la comprate su quel serial number. Noi adesso la acquistiamo direttamente qua. Ok, io la DJI CARE REFRESH l'ho fatta per 2 anni perché sono sicuro che lo userò moltissimo questo drone, soprattutto quando lo rivendi. La DJI CARE è un servizio aggiuntivo che la gente apprezza moltissimo e poi la faccio tramite applicazione perché già il serial number è scritto, quindi non posso sbagliare, devo solo fare confermare e pagare, tutto molto semplice. Come abbiamo visto c'è un nuovo firmware sia per gli occhiali che per il controller e chi più ne ha più ne metta, quindi adesso ci mettiamo qua di buona pazienza e facciamo aggiorna. Altro motivo in più per ricordarvi questa cosa che magari la sapete perché siete esperti, magari no, le batterie sempre belle cariche perché se mai si dovesse spegnere durante un aggiornamento potreste avere seri problemi sia al drone che agli occhiali. Ok, dopo qualche minuto abbiamo l'aggiornamento completato, consentire DJI di accedere a DJ Glass, ovviamente diciamo ok, firmware installato. Adesso dobbiamo aggiornare ovviamente il drone, non chiudere l'app, assicurati che i dispositivi siano collegati e abbiano il 20% di batteria. Ok, facciamo aggiorna. Il drone non scalda tantissimo quindi non dovrebbe avere problemi come aveva il Mini 3. Ok, anche dopo 5 minuti l'altro aggiornamento è stato fatto, ora vediamo, firmware installato, connettiamo col controller. Ok, lo schermo rimane così, qui abbiamo il controller che è collegato, qui luce verde, quindi il drone è collegato e soprattutto abbiamo la nostra visuale, basta leggere quello che c'è negli occhiali e doppio clic e possiamo volare. Andiamo a provare questa piccola bestia. Ok ragazzi, ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. Come avete visto, per quanto ci siano state un sacco di polemiche, un sacco di gente che parlava male di questo drone, degli occhiali, del fatto che ci fosse il motion controller invece del controller quello normale e non si potesse fare a modalità acro, questo rimane un drone dal potenziale grandissimo. L'unica nota dolente che penso che ci sia è che questi occhiali sono ancora molto limitati, non avendo una air unit per loro per usarli sui droni normali, e soprattutto non siano retrocompatibili col DJI FPV, ma girano già voci che prima della fine dell'anno DJI sistemerà anche questa cosa. Ovviamente adesso devono vendere ancora le loro unità e il loro DJI FPV, i loro kit, e quindi fanno ancora un po' le orecchie da mercante. È un Cinewhoop, non bisogna mai dimenticarselo. Quindi non è fatto per il racing, non è fatto per andare a fare dive sulle montagne, non è fatto per combattere contro il vento, anche se resiste, però un po' qualche limite di potenza lo si sente. La cosa che vi consiglio io è imparare molto bene, soprattutto se si è dei principianti, a usare questo motion controller e fare dei movimenti fluidi ed essere il meno scattosi possibile, esattamente come abbiamo fatto tutti noi quando abbiamo imparato a volare in modalità acro con una radio normale. Bisogna fare pratica, pratica e pratica. Poi, come dico sempre, non esiste il drone perfetto, ma esiste il drone perfetto per quella soluzione. Quindi non sa fare benissimo tutto, ma è un Cinewhoop, quindi all'interno di strutture chiuse, inseguimenti sul breve, magari a seguire una Ferrari non ce la fa perché non è un drone così veloce, ma come nel video che vi linko qua sopra, a seguire negli spazi stretti le cose è fenomenale. La velocità di utilizzo: in 3 minuti il drone è pronto a volare, quindi anche un principiante, come vi ho dimostrato in questo altro video che vi linko qua sopra, impara a volare in mezza giornata. Quindi addio paure di qualsiasi tipo per i droni FPV, questo è il punto di forza secondo me. Con questo motion controller si possono fare grandi cose. La fotocamera non è praticamente stabilizzata se non elettronicamente, perché ha solo questa asse controllata, ma anche poco. Ha dei gommini che però vi posso far immaginare che non possono risolvere più di tanto le vibrazioni. Il punto di forza è che si può o stabilizzare con Rocksteady, che è diciamo il software che usa direttamente DJI, o non si può stabilizzare per niente e disattivarlo, e poi con un programma che vi linko qua sotto stabilizzarlo in post produzione, e a quanto ho capito vengono dei risultati veramente eccellenti. Poi abbiamo l'Altartle Mode, che anche questo video vi linko qua sopra, per uscire dalle stazioni critiche. È silenziosissimo, quindi anche lì non disturberemo tutto vicinato, come purtroppo succedeva col DJI FPV, che lo notavano anche a centinaia di metri di distanza, era impossibile non darne l'occhio. Con questo davvero possiamo fare quello che vogliamo, e resistentissimo, perché di botte ne hanno prese davvero tante, non succede mai niente, facilissimo da sostituire, non bisogna fare chissà che cosa. E la DJI Care costa una miseria, quindi anche quello vuol dire che DJI si fida un sacco della sua resistenza, della sua affidabilità, perché ricordo sempre che abbiamo il return to home, abbiamo il GPS, abbiamo 200 funzioni di sicurezza, e anche senza sensori davanti, chi se ne frega, vado a sbattere, non mi succede niente. E questi sensori invece inferiori fanno sì che si possa volare a un'altezza costante da terra senza mai andare a sbattere. Quindi davvero, cosa vogliamo di più? Forse un po' più di portata, perché arriviamo, soprattutto col video, che abbiamo dei grossi problemi sui 400 metri in spazio aperto, quindi è davvero poco, ma purtroppo viviamo in Europa e le potenze sono quelle. Sono antenne direzionali, perché ovviamente avendo poca potenza pensano di spararla il più possibile. Vi ricordo sempre che essendo antenne direzionali bisogna puntare con lo sguardo, anche se non stiamo guardando in quel modo, verso il drone, non dalla parte opposta, sennò avremo ancora meno segnale. Si trovano già dei video con gli hack per craccare la potenza di questo. Vi ricordo che è una delle cose penalmente più gravi da fare, però è anche difficile poi essere beccati. Sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. lasciate un commento qui sotto. Se avete dei dubbi, vorreste vedere qualche video in particolare, chiedetemelo. Io comunque continuerò a farne, ne ho già in mente tanti altri perché è un drone che userò moltissimo, ne sono sicuro perché mi diverto un sacco. Batteria infinita, un'altra notte in più, 12 minuti con un Cinewhoop sono praticamente mai stati raggiunti. Non vi resta che mettere un bel like, iscrivervi al canale per vedere recensioni come questa e tante altre novità. Cieli sereni a tutti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao, sono Mini 2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra, in alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te, in basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone, in basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui, ora devo andare.